Mettendo un po' da parte gli strategici, Creative Assembly ha annunciato ufficialmente lo sviluppo di Alien Isolation, nuovo videogioco ispirato al film di culto di Ridley Scott. Il titolo, in uscita nel 2014 per le console di vecchia e nuova generazione, si presenta come un horror puro, che prende spunto da alcuni fra gli esponenti più recenti e riusciti del genere, come Outlast e Amnesia. In Alien Isolation il giocatore controllerà niente meno che Amanda Ripley, la figlia della storica protagonista interpretata da Sigourney Weaver. L'avventura si ambienta 15 anni dopo il primo film, racconta appunto la storia di una ragazza decisa a scoprire qualcosa di più sulla scomparsa della madre. L'atmosfera da horror fantascientifico è sicuramente ben ricreata. Il complesso orbitale abbandonato in cui si ambienta la storia fluttua silenzioso come un corpo enorme alla deriva nello spazio profondo. I corridoi sono stretti, inondati dai cavi, illuminati da neon freddi e asettici, e gli stanzoni sono pieni di tutti quei macchinari pachidermici e rumorosi che sono il simbolo della science fiction anni 70. Sul fronte del gameplay, Alien Isolation non cela la vicinanza concettuale con il primo Amnesia, titolo che ha generalmente fomentato la rinascita del genere horror. La visuale è in prima persona e la dotazione di Amanda è tutt'altro che rassicurante. Nessun'arma da poter utilizzare, ma solo un sonar con cui possiamo rilevare la posizione di altre forme di vita. Fin da subito, il rapporto con questo rilevatore è quasi morboso. Con lo sguardo fisso sullo schermo, la visuale sull'ambiente di gioco si offusca, ma è possibile cambiare in ogni momento il fuoco dell'inquadratura per guardare quello che succede attorno a noi. In linea di massima, gli incontri con Alien vanno evitati, ed è proprio su questa consapevolezza che gioca il team di sviluppo. Alien Isolation, con soluzioni classiche ma calcolatissime, riesce ad instillare nel giocatore un brivido costante. Le stanze buie, il fascio di luce che solo debolmente svela i segni del passaggio dello xenomorfo, i corpi squarciati che si lascia dietro, creano un'atmosfera davvero in linea con quella del lungometraggio originale. I colpi al cuore sono frequenti, spesso e volentieri dovuti ai rumori improvvisi, al dosato utilizzo di eventi scriptati che costellano e animano la progressione. Ma non è questo l'aspetto più riuscito del titolo. Il vero punto di forza di Isolation è legato proprio agli incontri con l'alien, quei momenti in cui ogni singolo movimento dovrà essere calcolato e ponderato, ed un errore basterà per condurci alla morte. Per caratterizzare l'alien, il team di sviluppo ha programmato un'intelligenza artificiale adattiva, che reagisce agli stimoli dell'ambiente e impara dalle azioni del giocatore. Per sopravvivere bisogna solo scappare, nascondersi sotto ai tavoli, dietro alle casse, sbirciando solo per qualche istante per cercare di capire dove sia la bestia che ci bracca. L'angoscia è ai massimi livelli, ma il team dovrà dimostrare di saper tenere alta la tensione nei momenti opportuni, lasciando però respirare il giocatore e garantendo anche una buona varietà all'avventura. Allo stato attuale dei lavori si segnala comunque un comparto tecnico ancora tenuto a freno dalla genesi cross-gen del progetto. La versione PS4 mostra ottime texture e punta tutto sulla gestione dell'illuminazione, capace di generare un'atmosfera ansiogena, ma la mole poligonale non è proprio al top e l'interazione ambientale resta ancora un po' limitata. Fortunatamente, la cura al dettaglio è comunque molto alta, e recuperando i bozzetti, i concept e i costumi originali usati nel 79, Creative Assembly ha caratterizzato al meglio sia lo xenomorfo che l'ambiente e i costumi dell'equipaggio, per realizzare un adattamento videoludico finalmente rispettoso e convincente. Le premesse, insomma, sono buone, e se il team riuscirà ad evitare le trappole dello scripting più spinto e della linearità, Alien Isolation potrebbe rivelarsi una bella sorpresa per gli amanti dell'horror e del franchise.